Benvenuti in questo nuovo video. Allora, l'avevo già detto in uno dei video precedenti, appunto, sto filmando in queste condizioni non perché io mi sia preparata, non perché io devo fare qualcosa, ma perché sono andata a fare la prova dei capelli e del trucco per il matrimonio, per il mio matrimonio. Quindi sì, ecco perché sono così fica, perché negli altri video solitamente non mi impegno più di tanto. Bene, quindi oggi non faremo un video sul matrimonio, anche se io potrei farlo un video sul matrimonio, ma non lo facciamo, perché avevo in mente di fare un altro video, ovvero voglio iniziare questa nuova rubrica, se riuscirò a mantenerla, che si chiamerà Zero Waste Anti-Haul. Ok, cos'è un anti-haul? Se per caso seguite un po' le beauty guru, loro fanno sempre anti-haul, soprattutto su prodotti cosmetici, del tipo se ci sono delle novità che stanno uscendo, loro diranno questa cosa non la compro perché boh, non mi piace, o i colori sono scialbi, insomma, questo è un anti-haul, ovvero di cose che la gente non compra. Di cosa si tratterà questa, diciamo, rubrica che cercherò magari di mantenere? Tratterà di cose inutili che la gente compra e che non dovrebbe comprare. E sarà una maniera zero waste, ovvero sì, cercare di essere più zero waste riguardo a queste cose, perché ci sono tante cose alle quali la gente non pensa veramente e non è colpa delle persone, è proprio una colpa è colpa della nostra società consumistica, materialistica. Consumista, materialista, com'è che si dice? Non so l'italiano, molto bene. Quindi sì, oggi parleremo delle cose inutili che la gente compra prima dell'estate, perché giustamente è arrivata l'estate, è arrivata la stagione del mare, la stagione del sole, dell'abbronzatura, di queste cose che a me non mi frega niente. Odio il mare, odio l'abbronzatura, non mi abbronzo mai, sono sempre pallida, quindi quando la gente mi chiede ma perché non ti abbronzi, perché non mi abbronzo, ok? Io resto bianca, resto pallore nobile, ok? Perfetto. Niente, quindi oggi parleremo di queste cose inutili che la gente dovrebbe smettere di comprare prima dell'estate, perché succede sempre in estate questa cosa. Perfetto, la primissima cosa è un nuovo costume da bagno. Parliamoci chiaro, io ho un costume da bagno, uno solo. Ok, non vado in spiaggia sempre, al massimo vado in piscina, perché qua in Canada, giustamente, io vivo a Montreal, non vivo vicino alle spiagge. Abbiamo tanti laghi qua, solo che io non so nuotare, quindi i laghi sono profondi direttamente, cioè sono profondi, non è come al mare che c'hai un po' quello spazzetto dove puoi tipo camminare e star tranquilla. Bene, perfetto. Quindi io sono un costume da bagno, perché non ci trovo l'utilità di averne più di uno. Io posso capire averne due. Posso capire averne tre, ma anche già averne tre li trovo un po' troppo. L'unica cosa che non posso capire è la gente che ha già tipo, boh, 3-4 costumi da bagno. Ogni estate che arriva l'estate devono comprarsi un nuovo costume da bagno, perché boh, oggi c'è, sto anno va il triangolo, quest'anno va la fascetta, poi ci va l'intero con la panza fuori. Allora, prima di tutto, tutti questi costumi sono fatti da brand fast fashion, quindi sappiamo, su questo canale siamo contro la fast fashion, ripetete con me, no fast fashion needed, no. Quindi tutti questi costumi sono fatti da Intimissimi, Tezenis, H&M, Zara, tutte queste cose qua. Sì, anche Tezenis e Intimissimi sono fast fashion, per chi non lo sapesse, tutto ciò che vedete in giro è fast fashion, bene. Quindi diciamo che io non capisco questa mania di comprare ogni estate un costume nuovo. Io capisco che nell'era di Instagram la gente voglia far vedere cose belle, vado là, vado in vacanza, quindi mi servono 70 costumi, però onestamente, andate in vacanza, io l'anno scorso sono andata in Grecia per 8 giorni, no, 10 giorni, scusate, sono andata 10 giorni in Grecia con un costume e sono andata al mare, sempre, anche ad Atene, sono andata ad Atene uno dei giorni, uno dei 4 giorni, ero andata in spiaggia. Lo prendi, lo lavi, lo metti ad asciugare, il giorno dopo è pronto all'utilizzo. Io posso capire due, ok? Posso capire due costumi, poi partite 2 settimane, capisco 2 costumi, capisco 3, però smettetela di comprare cose che avete già in casa, perché è solo uno spreco per voi di soldi. Quel costume da bagno lo utilizzerete solo per l'estate, non lo utilizzate per altre cose, non avete bisogno di 50 costumi, e poi sì, fa male all'ambiente. O l'ho messo come ultima cosa perché poi la gente si spaventa. Bene.
Seconda cosa, sono gli occhiali da sole. Oh mio Dio, quanta gente che ho visto avere una cosa come 70 occhiali da sole e ogni anno devono comprarsi un nuovo paio perché non ce la fanno, perché serve l'occhialino rosa da aperitivo, serve l'occhialino nero da spiaggia, serve un paio d'occhiali da poter portare in giro per fare i fichetti, serve un altro paio d'occhiali da portare in giro che si possono rovinare perché sì. Raga, perché? Perché vi servono 70.000 occhiali da sole? Ma perché io ho un paio d'occhiali che ho investito in quel paio d'occhiali perché ho comprato un paio d'occhiali che mi è costato comunque abbastanza, però volevo investire in un buon paio d'occhiali, ce l'ho da tipo 4 anni. Sono sempre quelli, sono 4 anni che li utilizzo, sono stata in spiaggia, li ho portati in giro, li ho sempre portati, sono ancora come nuovi. Le cose non servono a ricomprarle, non serve ricomprare le cose se le mantenete bene, se ne avete cura, è come con i telefoni, è come con i vestiti, è come con i computer. Se voi avete cura delle vostre cose, non dovete cambiarle come mutande, anche le mutande non dovete cambiarle ogni settimana, cioè nel senso ricomprarle, non tipo non cambiarle, no. Quello ogni giorno si fa, ok, perfetto. Un'altra cosa sono i teli da mare. Allora, cioè, parliamoci, perché? Perché mi serve un nuovo telo da mare ogni anno che arriva la stagione della spiaggia? Ecco, perfetto, Emma non ce la fa. Sì, patata, certo. Perché mi serve un nuovo telo da mare? Cioè, ma l'asciugamano de casa non va bene, un asciugamano qualsiasi. Sicuramente avete un asciugamano vecchio che non vi serve, che potete portare in spiaggia, o che avete un telo, sicuramente in casa vostra i vostri genitori hanno almeno 50 teli. Perché vi dovete comprare un telo nuovo? Per cosa? Per fare le foto fiche? Ma davvero l'ambiente conta così poco per voi? La prossima cosa sono i cappelli. I cappelli da spiaggia, sapete, quei cappelli belli dal sole, perché giustamente sono molto utili per gente che magari ha mal di testa, tipo io che soffro di emicrania da quando ho 2 anni, i cappelli sono una cosa che mi hanno protetta bene quando sono andata in Grecia, infatti mi sono comprata un cappello perché io non avevo nessun cappello, mi sono comprata il cappello di paglia, no? Perché mi ha protetta benissimo dal sole, infatti non mi sono venuti mal di testa. Però ce ne ho uno, eppure l'ho lasciato pure in Italia, perché tanto qua non è che li uso più di tanto. Non capisco, cioè, servono davvero 70.000 cappelli, ma solo per fare la foto fica? Ma per questo? Perché se solo per questo? No, no, non servono. Un'altra cosa sempre con la spiaggia, perché giustamente estate significa spiaggia, è le borse da spiaggia. Perché dovete cambiare le borse da spiaggia? Ma cosa vi cambia di avere una borsa semplicissima o uno zainetto per mettere le vostre cose da spiaggia e fine? Cioè, spiegatemi il senso, magari non capisco io. Un'altra cosa, giustamente, quando arriva l'estate arrivano, come si dice, quella voglia di avere dei nuovi outfit per fare le foto fiche in spiaggia, per fare le foto belle al sole, per fare le foto belle ai tramonti. E va bene, capisco, però perché dovete odiare così tanto i vecchi vestiti che avete? Cioè, un vestito che avete comprato l'anno scorso sicuramente non l'avete consumato durante l'estate, quindi vi servono davvero altri 5 vestiti in più per l'estate quando ne avete altri 20? Questo che non capisco. Io ho dei vestiti che saranno tipo 8 anni che ce li ho, però sono dei vestiti che, appunto, io tratto bene le mie cose, quindi magari non vale per tutti. Però quei vestiti, cioè, vi giuro, c'ho un vestito che ce l'ho da, non sto scherzando, da 8 anni. Quel vestito lo adoro, l'ho preso al mercato, ok? Non l'ho neanche preso in un negozio, l'ho preso al mercato. Quel vestito lo adoro così tanto che vi giuro, non credo che me ne separerò mai, perché lo adoro. Ogni estate che arriva sto bene, è un vestito lungo, si sta bene, c'ho l'arietta, tutto quanto. Cioè, non capisco il senso di comprare milioni di vestiti. Cioè, anche a me capita che magari, tipo adesso, cioè, ho comprato questo vestito rosso, ma l'ho comprato al negozio dell'usato. Ho salvato questo vestitino dall'andare in una spazzatura. È un vestito bellissimo, è nuovo praticamente. Non capisco perché la gente sia così cattiva con i vestiti. Ovviamente, purtroppo, con la fast fashion, perché sì, ogni estate escono collezioni nuove, vestitini nuovi, colori nuovi, cose nuove. Ed è questa la cosa brutta della fast fashion, del fatto che cioè, tu credi di aver bisogno di cose nuove quando in realtà hai le stesse cose nell'armadio, solo che sono dell'anno scorso, sono di 2 anni prima. Quindi perché, cioè, qual è il senso di essere alla moda quando semplicemente avete già dei vestiti in armadio? Io capisco che l'estate, il sole, le vacanze faccia venire voglia di comprare cose, nuovi outfit, però va bene comprare 1 o 2 cosette, va bene comprare una nuova maglietta, va bene comprare 2 vestitini, però rifare
farsi il guardaroba ogni estate, io non capisco questo senso e purtroppo ci sono troppe persone che fanno così e io ho già parlato della fast fashion. Odio la fast fashion, io non compro più fast fashion da ormai, sarà quasi un anno, tra qualche mese. Io ormai vado solo all'usato o nei negozietti vintage. I negozietti vintage ovviamente costano un pochino di più, anche i brand tipo sostenibili costano un pochino di più, però l'usato è sempre la soluzione migliore sia per le tue tasche sia per salvare quei poveri capi che sono stati ignorati da questa gente che cambia l'armadio ogni giorno. E l'ultima cosa sono le scarpe, anche là, sempre là siamo, un po' come la fast fashion, ogni estate c'è gente che magari compra un nuovo paio di Converse, un nuovo paio di scarpe boot sportive, un nuovo paio di sandali. Io non so come trattate voi le vostre cose, però le Converse io ce le ho da 3 anni, sono ancora come nuove e le porto sempre durante l'estate. Ho degli sandali che ce li ho da almeno 2 anni e un paio che ce l'ho dall'anno scorso, perché l'anno scorso ho bucato tutti i miei sandali, però sono ancora come nuovi, sono cose che posso portare ancora per tanti anni tranquillamente senza problemi. Quindi il problema secondo me di tanta gente è che comprano cose che vanno di moda, quindi una volta che quella moda passa la gente si stufa, quindi vuole qualcosa che sia nuovo. Quindi il mio consiglio, se posso darvi un consiglio, se vi ritrovate in questo video, è di comprare delle cose classiche, delle cose che vanno con tutto. Non avete bisogno di 50 paia di sandali, io ne ho 2, giuro, 2 di numero di paia di sandali, perché uno c'ha un po' di tacchetto e l'altro è piatto. Fine, questa è l'unica cosa che cambia, e basta, e vanno con tutto, ho preso un colore che va con tutto. Fine, non vi servono 70.000 cose, va bene avere un paio più eleganti col tacco, però i sandali da tutti i giorni, basta prenderlo un nero di bianco, io l'ho preso per esempio tipo, o dorato, una cosa simile, e va con tutto, fine, cioè, perché... L'ultima cosa che voglio fare una piccola parentesi, non c'entra molto con le cose che la gente compra, però io capisco che con l'estate è arrivata la stagione degli spritz, la stagione dei prosecchini, la stagione dei drink, la stagione dei bellissimi, come si dice, aperitivi, che io purtroppo qua in Canada non ho, sono gelosa da far schifo. Quindi quello che io vi posso chiedere, per favore, se andate ai festival, portatevi una bottiglietta dietro, o una tazza, qualcosa dove mettere il drink, in modo da non sprecare la plastica. Se andate a prendere lo spritz, evitate la cannuccia. So che sembra una cazzata, però evitare una cannuccia fa comunque meno male al pianeta per un pochino. Se andate in spiaggia, cercate di non lasciare la vostra spazzatura in spiaggia, cercate di pulire dentro di voi, portatevi la spazzatura con voi, perché è la vostra spazzatura, non è la spazzatura della spiaggia. Non lasciate la vostra merda sulle spiagge, vi scongiuro. Ci sono comunque dei cestini, so che ci sono sempre dei cestini, però se non ci sono mettetevi un sacchettino nel vostro zainetto e portatelo a casa, non è così grave. Un'altra cosa è, se volete evitare le bottiglie di plastica, vi consiglio assolutamente la bottiglia riutilizzabile, perché la bottiglia riutilizzabile vi conserva il freddo dell'acqua, quindi se andate in spiaggia e quelle bottiglie sono meravigliose, non vi servono le bottiglie di plastica che si riscalderanno dopo 2 minuti e berrete piscio tutto il giorno. Sì, perfetto. E questa so che è molto da chiedere, però cercate di stare attento anche alla crema solare che mettete. Non sto dicendo che adesso non dovete mettere più creme solari, bla bla bla, sto solo dicendo di fare attenzione alle creme solari che si utilizzano, perché purtroppo si mette la crema solare, il corpo l'assorbe, sì, però quando andate a fare in bagno il nostro corpo, comunque la nostra pelle, rilascia comunque un po' di crema solare. E se la crema solare è fatta di ingredienti veramente orribili, purtroppo non fa bene alle acque, non fa bene alla vita acquatica, non fa bene agli animaletti, quindi vi prego, cercate almeno di prendere una cosa il più naturale possibile, con meno schifezze dentro, perché veramente farà la differenza, perché... Sì, il pianeta sta morendo, raga. Io ho concluso questo video molto tragico verso la fine, spero che questo video vi sia piaciuto, vi prego non offendetevi, non voglio offendere nessuno in questo video, era solo di convincere la gente a fare una vita più sostenibile per quanto possibile, perché sono cose, le cose che ho elencato non sono cose così difficili da fare. E niente, noi ci vediamo la prossima volta, fatemi sapere se per caso voi siete dei bravi bambini e tutte quelle cose che ho elencato voi non le fate più, o seppure c'è qualcosa sul quale state lavorando, se volete migliorare, eccetera, eccetera. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!